Ciao ragazzi, bentornati su Kingdom Hearts Final Mix. Nello scorso episodio abbiamo finito Agrabah e in questo episodio faremo un po' di cose extra. Comunque, sono uno stupido youtuber. Perché? Perché per la fretta di finire l'episodio mi sono dimenticato di farvi vedere il nuovo Keyblade, che è il seguente, ovvero Desilampada. Ha un'alta potenza d'attacco, ma è difficile da bloccare. Cosa vuol dire? Che praticamente è rara, o meglio, è più difficile che gli avversari blocchino il colpo, quindi che otteniate tech, che fate il tech, insomma. È davvero difficile, ha la stessa lunghezza di catena regale, ma è davvero potente. Ah, scusate, volevo finire prima l'episodio e ho fatto questa scemenza. Comunque, in questo episodio cosa faremo? Non andremo avanti nella storia, no. Faremo robe extra, perché? Perché fatele. Però, nello scorso episodio, intanto tu sei nuovo, le strade di Agrabah erano piene di viaggiatori, ma ora le ombre controllano la città. Controllavano. Ora, se volete andare nel deserto, non potete fare nulla, perché? Perché nello scorso episodio abbiamo distrutto la caverna delle meraviglie, quindi sì. Allora, roba extra, cosa dobbiamo fare? Questo! Ovvero andare in giro e prendere tutti i trio. Happy Plus, questo è utile. Allora, oggetti, scorta. Difesa che non ho usato nello scorso episodio su Sora. E AP su Sora. Lo so, cerco di andare veloce per ridurre la lunghezza dell'episodio. Però mamma mia quanto faccio schifo. Devo andare molto più piano. Allora, 17 di difesa vado bene per il momento. Di AP invece... direi, posso levare questo qua, levare questo e mettere onda turbo perché mi serve. Ah è vero, avevo un punto in più, quindi riattiviamo Aero Combo Plus. E questo video sarà un leggero montaggio. Ok, qua c'è tutto bene. Perché? Dato che abbiamo dei nuovi trio, controlliamo i posti già visitati. Anche nel negozio d'accessori c'era un simbolo trio. Questa pagina strappata è quella del libro di Merlino. Torniamo in città e portiamogliela. Assolutamente no. Non vi serve per il momento. Comunque se volete andare avanti potete andare avanti. Però tornate indietro. Assolutamente. Allora, direi di andare prima nella giungla profonda, poi qua e poi qua. Visto che nel Monte Olimpo c'ho una cosa da fare e qua ho una cosa da fare, molto importante. Quindi direi, andiamo nella giungla profonda e per il momento non taglio. Però questo episodio sarà un montage, ve lo dico subito. Perché? Perché c'è tanta roba da fare. Allora, la grande cavità. Salta dentro il tronco cavo per slittare nello scivolo. Prendi tutti i frutti che trovi per strada per sbloccare differenti percorsi. Se completi tutti i percorsi avrai un regalo. Non lo farò mai, preferisco una tortura. Questo coso è orribile, assolutamente non ora. No davvero, questo coso è orribile. Praticamente saltando dentro c'è il minigioco e dovete prendere tutti i frutti. Tipo una cosa orribile, però davvero adesso non lo farò mai, per ora mai. Comunque qui si vede a malapena, ma lì, qua, c'è un trio. Ed ecco qui scheggia Mithril. Allora, praticamente ora questa zona sarà del tutto inutile, perché a parte questo non c'era altro. Quindi andiamo di qua.
No. No, abbiamo già finito questo posto, perfetto. Allora, adesso dobbiamo andare nel prossimo mondo, ovvero il paese delle meraviglie. No, davvero, questo coso non lo farò. Per il momento non lo farò, perché è davvero orribile. Vabbè, ve lo faccio vedere e basta. Vedere e basta, mi raccomando. Allora, raccogli i frutti. Il tempo non c'entra nulla, dovete solo raccogliere i frutti. E Tarzan ovviamente vi starà addosso. Allora, tutto a sinistra, cioè tutto a sinistra, tutto a destra. E cosa? Allora, di qua. Ok. Perfetto. Perfetto. E voi direte, ah, ma è semplice. È un corno semplice. Perché? Ora, vabbè, 31 secondi. Questo era il primo livello, era ovvio che era facile. Fai ripreso, gioco. Allora, per favore fallo. Tanto per no, questo è Fire. Questo è Blizzard. Però, visto che abbiamo altre due magie, questo è Thunder. Poi, quando sta sdraiato, è energia. E basta, per il momento possono fare solo questo. Ecco, questa è energia, dovete fare energia e poi fungo. Però, se per favore puoi fare un altro Thunder. No, Thunder, ti prego. Ora che hanno più scelta, davvero è orribile. Fai... Mi fai Thunder, per favore? Voglio andare avanti. Fai Thunder. Dai, lo facevi sempre, Thunder. Staremo qua 2 anni, eh. Questa energia. Perfetto. E adesso, dammela per favore. Master Thunder. Very good. Ora, tanto per, vorrei sperare che tu mi faccia energia. Così facendo posso farlo vedere agli altri. Forza. No, energia per favore. Energia. Dai su che questo episodio è lungo. Forza. Energia sul fungo. Ricordo, energia e fungo. Forza, ributtati al suolo. E ovviamente se ne va. Ma va a quel paese. Allora, andiamo di qua. E ora, cosa dobbiamo fare per il minigioco? Dobbiamo uscire, rientrare nel mondo e rifare tutto da capo. Perché sennò dovete prendere e farvelo tutto a piedi, ve l'assicuro è una cosa brutta. E ora, ma devi solo prendere altri frutti. No, dovete fare tutto di fila. Se voi mancate anche un solo frutto dovete rifare. È una cosa orribile questo minigioco. Tipo, ora, se io manco un frutto. Ok, ora datemi un attimo. Ok, 10, perfetto, non c'è nulla di disperato. E io dovevo andare a sinistra, però non mi è andato. Non capisco perché certe volte lo fai e certe volte no. Ci ho messo anche meno tempo del previsto, però vabbè. Fai veramente schifo gioco, non vorrei dire. Allora, cioè, fai veramente schifo. Cioè, è 2 volte che ritorno e 2 volte che faccio il coso. Ora, questa è l'ultima volta. Se la sbaglio, non ritorno più su. E vado avanti. Forza, per favore. Dai, sono già a 10 minuti. E questo coso dura ancora un bel po', questo episodio. Un'altra energia, per favore, così poi posso andare avanti. E adesso, dammi quello che mi spetta. Master energia, perfetto. Adesso ho tutte le cose. Però, di antimed aereo, per favore. Purtroppo non si potranno vedere per il momento. Ora, questa è l'ultima volta. Ritorno lì e basta. Torno lì, ci provo e basta, ripeto. Comunque, ripeto, per l'ennesima volta. Se mancate anche un solo frutto, dovete rifarvi tutto da capo.
E se non erro, esatto, possiamo fare riavvia. Però davvero è orribile, davvero orribile questo minigioco. Ottenete robe buonissime, per l'amor del cielo. Ma davvero è orribile questo minigioco. Allora vai. Forza. Ok, ora tutta a sinistra, per l'amor del cielo. Oh. Ed ecco il secondo livello. Ora qua purtroppo si vedrà pochissimo, mi sa. Però c'è tanta roba. Ora qua non saltate, non dovete saltare per niente al mondo. Ok, vai. Ok. Vi consiglio rallentate, rallentate. Ok. Ok, piano. Adesso uno è qui, due è qui, tre e uno è tutto di qua. Ok, happy plus. E basta, basta. Io ho fatto questo. Non farò altri. Di regola dobbiamo andare di là. Forse... No, dai, facciamo di nuovo. Facciamole e basta. Però ripeto, se li mancate, dovete rifare tutto il minigioco da capo. E mamma mia... Appena ottenete il coso potete andare anche a 2000. A 2000? Sì, insomma, potete anche andare a dritto. Ora, ovviamente ogni coso è diverso. Quindi se vi trovate da una parte dovete prendere, uscire e fare robe. Ora, davvero, se manco... Oh mio Dio! Cioè, ma sono così fortunato. Cioè, no, basta. Allora, via. Ok, ora tuffiamoci qui. Così facendo ora, ripeto, dobbiamo prendere tutti i frutti di fila. Ripeto, se ne mancate anche uno solo dovete fare riavvia. E non vi conviene. Comunque ho premuto start, per chi se lo chiedesse. Allora, andiamo qua. Adesso saltiamo, attacchiamo. Qua possiamo passare così, non importa. Ora ripeto, tutto a sinistra. Comunque, davvero, non so come mai certe volte vi fa andare troppo avanti. E davvero, è bruttissimo, perché basta anche un pixel sbagliato e andata a dritto, come ho fatto io la prima volta. Quindi, ora, facciamo questo e finiamo. Ah, se arriva alle cascate, spoiler, l'ultimo livello è delle cascate... È un miracolo che io ce l'abbia fatta in così poco tempo. La prima volta ci ho messo tanto, tanto tempo. Ma davvero tanto. Allora, andiamo di qua. Adesso, ricordo, a dritto. Uno, due e tre. E poi tutto tutto a destra. Ok, ora possiamo proseguire, tanto non c'è problemi. Però dovete andare a sinistra ora. Ok. Ora dovrebbe essere... No, dovrebbe essere l'ultimo livello questo. Un attimo, perché se è l'ultimo livello posso anche farcela. Ok, no, non era l'ultimo livello, scherzavo. Rallentiamo, 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 rallentiamo. Ok. Me ne mancano 4. Ultimo frutto, ultimo frutto, ultimo frutto. Ok, ce la sto facendo e mi sembra impossibile. Ora, andiamo veloci. L'ultimo livello è a destra. Però, dai, se ce la faccio, ce la faccio. Proviamoci a farlo tutto. Proviamoci. Anche se per me è un vero e proprio suicidio. Davvero, siamo già a 15 minuti e sto facendo solo questo. Ora, se... Fai veramente schifo, gioco. Tu fai veramente schifo. Ora... Andrò via e non mi capiterà mai più una cosa del genere. Ah, che brutta cosa. Ok, andiamo. Eccoci qua. Torniamo giù. E rifacciamo tutto da capo. Davvero è bruttissimo un po' questo minigioco, perché dovete rifarvi letteralmente tutto da capo. Ed è brutto. Ora. Ok.
Dobbiamo arrivare fino al 30 e poi dobbiamo andare avanti. Comunque, ripeto, l'ultimo livello è delle cascate. Se superate quello, non avete nessun problema. Ora, a sinistra. Ok. Ripeto, non capisco perché ci sono dei pixel che vi bloccano, però vabbè. Non importa. Per ora. Ora, facciamolo tutto a dritto perché, oh mamma mia. Davvero, se sbaglio anche solo una volta, smetto, ve l'assicuro, di fare questo minigioco. Allora, vai. Ora possiamo andare a dritto, veloci. E comunque sì, attenti a non perdere di vita. Non potete curarvi. Allora, piano. Ok, di qua. Oh mamma mia. Ok, adesso tutto di qua. Però davvero, bel minigioco perché vi fanno capire anche quanto è strano Tarzan di piedi. Però sì, un po' testate, ma vabbè. Allora, pianissimo, che qua si va molto in fretta, ripeto. No, telecamera, telecamera, piano, telecamera. Ok, tutto di qua. Ok, perfetto. Ok, siamo a 30. Ora tutto di qua a destra. Ok. Oh mamma, è la prima volta che ci metto così poco, ve l'assicuro, Ok, ora. Quarto livello. Pianissimo. Non mi ricordo più dove sono i frutti. Allora. Ok. Frutto nascosto. È la prima volta che faccio questo coso senza... Cioè, vabbè. Ora, qui state tranquilli, non dovete saltare. Non dovete per niente saltare. È tutto automatico. Ora dovremmo essere dietro le cascate. Vero? Sì, alle cascate. Adesso dobbiamo rifarlo di nuovo. Direi di fare un taglio. Ci vediamo nel tronco. Quindi... tra poco, come dire. Ok, allora abbiamo sconfitto 2-3 Heartless. Ovviamente Paperina ha sconfitto 2-3 Heartless e ha ottenuto dov'è? Assimila. Non serve a niente perché ovviamente a lui non serve a nulla questa abilità per il momento, visto che non ha AP. Comunque ora tuffiamoci dentro. Che bellezza, Oh mamma mia. Raccogli i frutti, lo so, gioco. Zittisciti. Allora. Ok, ora andiamo di qua. Perché poi avere l'audio in ritardo di questo minigioco è orribile, perché pensate di aver preso il frutto e invece forse non l'avete preso. Allora, andiamo piano. Tanto non mi importa di superare qualche record. Tanto il 100% non mi importa. Ora andiamo a sinistra. Oioi. Siamo solo a 20 minuti ed è solo questo mondo, mi raccomando. Ora c'è da fare anche quegli altri. Che poi dicevo essere a corto, assolutamente no. Ora prendiamo questi. Ok. No, ora che ci penso, forse questo video verrà 30 minuti o anche 40. Vabbè. No, ho sbagliato. Spero di non averne saltato nessuno. No, no, non ne ho saltato. Devo essere, ecco qua. Qua non devo per niente saltare. Allora, 2, 3. Ok, non importa. 20. Ricordo, basta mancarne anche uno e dovete rifarvi tutto il minigioco da capo. Quindi, andiamo avanti. Ripeto, se vedete delle cascate, quello è l'ultimo livello. Quindi, attenti. Allora, va.
dai, velocissimo, ti prego, perché oh mio Dio quanto sono. Allora, no, telecamera, telecamera. Quando trema la telecamera ho paura perché non vedo nulla. Ok. Perfetto, 30. Adesso devo andare a destra. Ok. Oh mamma mia, non pensavo mai di farlo adesso questo minigioco e mi sta andando bene. Ok, via piano. Ok, bravo Tarzan. Comunque basta che Tarzan dia un colpo al ramo. Levati Tarzan, non vedo. Basta che Tarzan dia un colpo al ramo e quel ramo sarà come rotto. È una cosa un po' strana da dire, ma sì. Allora, dov'è? Eccoli là. No, 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 calmo, 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 stai calmo, gioco. Oh mio Dio. Non ci credo che è la... davvero. Sta andando benissimo. Ora vabbè, 23, 24 minuti. Non importa. Ora, ultimo. Qui cercate di andare più piano possibile. Ok. Non saltate, ripeto. Ok. Ora, per sicurezza, fatemi vedere. Perché intanto attacco questo e questo. Non mi ricordo se si ottiene qualcos'altro. Vabbè, nel caso ci vediamo nel nuovo, nel prossimo mondo. Quindi, a tra poco. Ed eccoci qui. Allora, non c'è più nessun premio, quindi ho fatto quel minigioco in mezz'ora. Mi sento un mito, o sono carico. Comunque, trio. Davvero, mi sento carichissimo per averlo finito. E mamma mia, non sapete quanti tentativi avevo fatto le altre volte. Anche durante la mia test run. La mia test run ci avevo messo 2 settimane. E non sto affatto scherzando. 2 settimane per completare quel minigioco. Oh, davvero, mi sento libero. Mi sento svuotato di un peso enorme. Comunque, Blizzara. Guardate, ora vabbè, questi si possono shottare anche con cosa, ma guardate quanto è il raggio d'azione. C'è, è tanta roba. Ora, guardate qua, c'è metà vita del blu ciccio. Siamo OP come lo schifo ora. Comunque, mentre tornavo indietro, perché ora sono così gasato anche? Perché ho incontrato, indovinate un po' chi? Esatto, l'Artless speciale della giungla profonda. E ovviamente ho ottenuto una piccola pietra tuono. Comunque, qui dentro c'è un altro trio. Ora, piccolo trucco per avere a che fare con Heartless speciali. Per far comparire Heartless speciali, dovete cambiare lo scenario 2 volte, ovvero... ora, faccio ad esempio. Prendere da questo scenario, andare Regina di Cuori, poi... come si chiama? Il bosco di loto e poi il giardino del tè e poi andare indietro e dovrebbero comparire con molta più con un counter maggiore i nemici speciali. Problema, non sempre succede, o meglio questa è la strategia, o meglio è la cosa meccanica per farli spawnare, però certe volte non succede, quindi c'è chi ha fortuna, c'è chi no. Ora non mi servite più. Ah, che bello. Adesso, questo voleva l'etere, non mi serve. Comunque, vi ricordate questi campanelli? Questi qua? Questo? Volevano la scossa, quindi...
Ecco qui uno scrigno che contiene Tandaragummi, perfetto. Ora, ok, torniamo indietro. Torniamo indietro, ho detto. Ora, dobbiamo andare di qua, ovvero nella zona superiore, perché c'è un pochino, ripeto, da fare. Allora, di qua, qua sopra. Perché, per chi si ricorda, dentro il quadro c'erano dei campanelli. Tranquilli qua, in questo momento non possono spawnare gli Heartless speciali in questa zona della stanza bizzarra. Allora, ok, ora. Perfetto, vai. Very good. E ora, tanto per... E qua ci sono altri tre cuccioli. Allora, quanti me ne mancano? Sì, carica dei 101. Me ne manca uno. Mi manca uno scrigno. Perfetto. Allora, questo coso voleva l'etere. Dovrebbe darvi un etere, un elisir. Dovrebbe darvi un mega elisir, non ne sono certo. Comunque, intanto continuiamo. Continuiamo. Perché se non erro dovrebbe esserci roba da fare. E una cosa brutta, il gioco non vi dice in questo mondo è mancato questo, come dice dei cuccioli. Per come si chiama, per i trio. No, dovete cercarveli voi, purtroppo. Ora da queste parti dovrebbe esserci, esatto, tanti notturni. E voglio ottenere un bel po' di XP. Tanto per ho finito. Ok, etere, perfetto, questo mi serve, tanto per... E sì, si può fare questa cosa un po' figa. Allora, vediamo un po'. Allora, quelli là come si prendevano? Non mi ricordo. Ho un attimo di lapsus. Ah, sì, mi ricordo. Bisogna andare per prendere quelli lì. Intanto c'è. Un attimo. Cioè, li elimino in un colpo. Da quanto forte è questo Keyblade? Davvero, questo Keyblade è un mostro. Cioè, è fortissimo questo Keyblade. In più, grazie alla magia Blizzara, abbiamo tanto potenziale. Davvero tantissimo potenziale. Allora, vai così, perfetto. Ora vabbè, qua ci sono nemici. Ah no, davvero, ora è una cavolata. Davvero una grande cavolata questo posto. Comunque, una cosa che vi volevo dire. Gli Heartless speciali non sono come gli Heartless. Gli altre... è uno scioglilingua per me ora. Gli Heartless speciali non sono come gli Heartless normali. Ovvero, se prendete e li affrontate, saranno sempre più forti. Quindi state attenti, ovvero non posso usare le magie perché non ho fatto magia. Comunque dicevo, non saranno come gli Heartless normali, ovvero per adesso questi sono deboli, ma saranno sempre più forti più avanti che andate. Allora, più avanti che andate con la storia, più saranno forti. Invece gli Heartless normali, no. Sto registrando dopo lo scorso video, quindi davvero ho tipo 2 ore e mezzo alle spalle. Quindi sì, la lingua è un po' stanca di parlare. Allora, mi serve quel posto lì per prendere gli scrigni là, me ne sono ricordato. Però voglio andare nella stanza bizzarra. Ok, per far vedere che qua sta iniziando a cambiare tutto. Tanto per... dov'è? Ok, l'ho preso. Adesso, regina di cuori, tanto per... Così si esce in mezzo secondo. E non devo fare la tiritera del... Ah, devo prendere la bottiglia, eccetera. Quindi, andiamo... Dovrebbe essere finito tutto, poi se c'è altro, boh. Sulla Gummyship e andiamo al Monte Olimpo. Perché lì c'è abbastanza roba da fare. Abbastanza.
Penso che questo video potrebbe venire fuori forse una mezz'oretta o 40 minuti. Spero assolutamente no. Perché questo video sarebbe molto veloce. Ora. Mithril. E ora, piccolo segreto che molti ignorano. Queste qui, il fuoco brucia bene. Se si spegne succederà qualcosa. Quindi, solo con Blizzara si può spegnere. Se usate due volte Blizzard, non serve a niente. È troppo debole la magia. Quindi, non l'ho colpita. Dovete colpirlo con il cristallo grande. Se lo colpite col cristallo grande, va benissimo. Ok. Non è a tempo, mi raccomando. Allora, vai. Vai. E ora? Sancta Gummi. Questo coso è devastante. Ora, visto che ho magie e potenza d'attacco elevatissime, dovrei riuscire a sconfiggere tutti i nemici della sfida a tempo senza problemi. Comunque è la solita tiritera, 3 minuti e dovete praticamente farvi tutti. E mamma mia, avete visto praticamente un secondo per eliminarli tutti. Vabbè, un secondo e 2 centesimi, anzi e 42 centesimi. Davvero, è facilissimo ora con Blizzara e con il nuovo Keyblade. Davvero, è devastante. Allora, ok. E tanto perché sì. Davvero, si fa in mezzo secondo ora. Però, unica cosa. Ovviamente ci sono degli obiettivi molto più alti. Però, per il momento questo va bene. Ovviamente, visto che ci sono altri tornei. Ci saranno altri tornei, perché lo ha detto anche Phil. Direi che potrei fare lo scontro a tempo off camera, visto che vi farò vedere... Ok, vi farò vedere tutto on camera, le prime due, e poi lo scontro a tempo sinceramente è praticamente inutile. Perché sì, ci sono tutte le cose identiche agli altri. Però, sì, lo scontro a tempo praticamente è una sfida per dire, ah, ce la farò a fare tutto in tempo in 3 minuti. Quindi sì. Ok. Però, ovviamente ci sono delle ricompense. Le ricompense ve le farò vedere, tranquilli, tranquilli. Che poi una cosa, fare un KO qua, ovvero sconfiggervi. No, essere sconfitti qua non dovrebbe comportare come sconfitta nel gioco, come KO, perché voi non premete riavvia o continua. Non premete quelle due, dovete solamente prendere e continuare tutto. Invece qua non premete nulla, prendete e venite riportati all'arena da Phil e basta, non succede altro. Tanto per... mi danno fastidio. Comunque le mani e questa arena, sì, anche qui tutto aumenta di difficoltà. Premio fortuna di Pippo e punti magia, perfetto, grande Pippo. Ho 2 minuti, dovrei farcela. Che round sono? 4, sì, ce la faccio, ce la faccio. Tanto questi round durano veramente poco. Anche poi di Antima. C'è una cosa che devo dirvi, però la vedremo molto più in là. Molto più in là, non sto scherzando. Ok. Tipo tra 1, 2, 3, 4, 6... 7, forse 8 episodi o anche 9. Facciamo 10, forse tra 10 episodi ve la spiegherò. Ok, non ho punti magia, sono un genio. Forse è meglio che ora mi porto tipo un etere qualche volta, perché è difficile ora. Allora vai. Ok. That's the power of the Keyblade.
round 2 e abbiamo 1 minuto e 27 secondi. Guardate, mi raccomando, questo coso. Guardate, una combo metà vita. Cioè, l'abbiamo già arato. Abbiamo vinto praticamente, perché questi cosi tanto Blizzara li decimiamo e questi rossi li spariamo fire. Quindi davvero è inutile. Non hai capito? Perfetto, 1 minuto e 5. Tech Plus. Sfida contro il tempo. Allora, non la rifaccio assolutamente, no. E abbiamo fatto. Mamma mia, sono a 40 minuti. Forse questo video verrà più lungo di quel che pensavo. Allora, Tech Plus. Cosa è Tech Plus? Tech Plus aumenta i punti tech ottenuti parando gli attacchi nemici. Diventa più forte attivandone di più. È utilissimo. Quindi direi addio Aero Combo Plus e attiviamo Tech Plus, così guadagniamo ancora più XP. Questo nulla. Premio fortuna, devo attivarlo. E direi al posto di assimila. Perfetto. E ora andiamo alla città di mezzo, dove, è vero, qua non si può fare nulla. Dove c'è un'ultima cosa da fare, ovvero andare qui. E i motorini che odio. Ok. C'è una cosa da fare. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare. Allora, un attimo, nel primo, vabbè, andiamo nel negozio di accessori. Un secondo, perché forse sto mancando qualcosa qua. Datemi un attimo, perché potrei mancarlo. Esatto, armi nuove. Ho 2062 manni, questo grazie allo scorso episodio che, mamma mia, ho ottenuto un sacco di manni. Allora, non prendete la stella lucente o la stella azzurra. Lo scettro stregato, mamma mia quanto è buono. Problema, mi servono altri scudi per tutti. Ora, potrei vendere qualcosa, però mi servono 2400 manni. Cosa ho da vendere? Queste assolutamente no. A 100 manni si vendono, ho sbagliato. Ora, gli oggetti dei boss si ottengono a 10 manni. Per dirvi, dateceli, tanto non li ottenete più. Infatti non li otterrete più. Invece questi qua sono molto rari. Ora, io quante robe ho? Allora, di queste ne ho 3, posso venderne 2. Tanto non mi servono. Di queste ne vendo 3, sono a posto. Di anelli fire ne vendo 1, tanto non ne ho bisogno. Di queste, mio Dio. Allora, compriamo. Allora, lo scudo del golem. Fermi. Fermi. Maggiore potenza di difesa che d'attacco. Alta protezione, ma usabile anche in attacco. Ok. È diverso dallo scudo del prode. Poi c'è anche, vabbè, lo scudo di Mithril, che è una via di mezzo tra entrambi i cosi. Comunque, distruttore e scudo di Gigas hanno una potenza altissima, però lo scudo è piccolo, mi raccomando. Ripeto, scudo Mithril è una via di mezzo. Lo scudo del prode e lo scudo del golem sono buonissimi. Quindi, grande scudo con maggiore potenza di difesa che d'attacco. Maggiore potenza di difesa che d'attacco, alta protezione, ma usabile anche in attacco. Quindi scudo del golem per Pippo assolutamente. E per Paperino, tanto per, diminuisce di 1, no. Enorme potenza di magia, dotata di notevole potenza d'attacco, enorme potenza magica e punti magia aumentano di un'unità. Assolutamente. Ora, davvero, questi qua sono praticamente inutili. Comunque, mazza solida e mazza da guerra non vi servono, perché davvero Paperino serve davvero tanti punti magia. Ora, mettiamo le nuove armi e siamo a posto. Scettro stregato, potentissimo, aumenta di 3 l'attacco e di 1 i punti magia, assolutamente potente. Pippo invece, lo scudo del golem, aumenta di 3 l'attacco. Lo scudo del... non mi ricordo più il nome, quell'altro,
Mamma mia, c'ho la lingua a pezzi, mi fa malissimo, anche la gola. Scudo del Prode, lo scudo del Prode è la stessa cosa, solo che ha una skin diversa. Al posto di essere rosso e giallo, è giallo con le strisce blu. E mamma mia, è il mio scudo preferito. Il design di quello scudo per me è bellissimo. Davvero, è fantastico. Ora, le nuove armi sono queste, potenti. Ora, finiamo l'episodio. Consiglio, fate questa cosa dopo aver fatto il giro del mondo. Comunque te dovresti avere il giro dei mondi. Te dovresti avere, esatto. Allora, dopo Anello Fire e Company, collana Protera, Anello Fira, Anello Blizzara, Anello Tandara. Guardate quanto abbiamo risparmiato, soprattutto su questo. Abbiamo risparmiato 3600 manni. Ora, questo un po' è difficile da ottenere. Anello del Caos e Anello Elementale. L'Anello Elementale è devastante. Fuoco, ghiaccio e tuono parati e aumenta il valore della difesa di 2 se non erro. E Anello del Caos, difesa contro l'oscurità. Questo qui è buonissimo, prendetelo. Non fate 1, 2, 3, prendete questo. Allora, comunque ripeto, non vi serviranno. E ora, sali Sora. Ok. Finiamo l'episodio perché non ne posso più. Due scrigni che scheggia Dimitril e uno contiene cuccioli. E cartolina. Adesso, tu. Prima ascolta, vabbè, la spiegazione. Ah. Useremo i tuoi oggetti per farne di nuovi, Cupo. Facciamo qualcosa per te, Cupo. Portaci tanti oggetti dai tuoi viaggi, Cupo. E ora... un giorno costruiremo l'arma finale, Cupo. Portaci tutti gli oggetti che puoi, Cupo. Altro? Un giorno costruiremo l'arma finale. Ok, nient'altro. Ora, quello che ha detto, tenetelo da parte per tanto più in là. Ora, benvenuto, Cupo. Elaboriamo. Ed ecco qui un sacco di roba, che in realtà possiamo farne poca. Allora, ok, possiamo farla tutta, sembra. Allora, intanto mega pozione. Cottage. Ed ecco, la prima elaborazione. Cottage, dicevo. Bracciale potente, catena del potere. Ecco, elaborazione per principianti. Quando fate tre elaborazioni, succederà qualcosa. Intanto fascia magica tanto per. E ora... forza. Elaboriamo e dopo averne fatte tre... ne otterrete altre. È davvero indispensabile finire il Moguri. Moguri si chiama? Sì, vabbè, Cupo, Moguri, vabbè. Comunque. Catena. Mega etere. Comunque, orecchino XP. Guardate quanta roba serve. Vi dico solo, pietra furia, pietra forza, pietra mitril e pietra quiete... sono materiali speciali. Solo per dirvi sì, certo, potete farlo. E poi dovete fare robe impossibili. Vabbè, ingemolino è buono. Bracciale angelico è buonissimo. Fascia di rune distintivo Moguri. Anche qui materiali speciali. Oh, mamma mia. Catena distruttiva. E adesso non è venuto fuori un achievement. Quindi nulla di nulla. Vedete? Zero assoluto. Quanta roba mi manca per gli altri, scusa? Un attimino, tanto per... scheggia tuono, ok, no, questo l'ho già fatto. Scheggia umida, questo bisogna andare dai Requiem Verdi e ottenerlo. Scheggia tuono e stele umida, ok, questo ci vorrà un po'. Questo l'ho già fatto. Stele gelante e stele tuono. Ora, la stele gelante non mi ricordo dove si ottiene, ma la stele tuono so dove si prende. Questi, vabbè, materiali speciali. E basta. Ok, mettiamo i nuovi oggetti. Allora, fascia magica, aumenta punti leggermente punti magia. Aumenta la forza di magia e invocazione.
Aumenta leggermente i punti vita e la difesa. Aumenta il valore d'attacco e della difesa. Questa è utile. Lo posso mettere a te. Però un AP devo levarlo. Quindi cosa posso levare di AP? Devo levare Tech Plus. E rimettiamo Aero Combo Plus. Vabbè. Allora, ti stai a posto. Tu stai a posto. Quindi aumentiamo la nostra potenza. Guardatela di quanto. Cioè, praticamente... No, un attimo, eh. Cioè, di qua aumento 2 di attacco. Qui aumento 2 di attacco e 1 di difesa. Va bene. Catena distruttiva. Poi... ok, un secondo. Che forse potrei anche reinstallarlo. Datemi un attimo. No, no, no. Posso reinstallarlo. Dov'è? Zanna bianca. Non mi serve quel... quell'altro. Non mi serve. Quindi posso riattivare Tech Plus. Allora, adesso andiamo su quegli altri. Andiamo su quegli altri e cerchiamo di finire. Oh mio Dio, sono quasi a un'ora. Allora, no, Paperino sta bene così, perché questi due li servono a lui. Tu invece, al posto dell'anello Fira, che aumenti con questo, direi di darti questo qua. Però ti diminuisco di uno la difesa. Ti aumento però i punti vita, quindi va bene, va bene, va bene così. Ok, abbiamo fatto. Quindi, nel prossimo episodio di Kingdom Hearts 3 e Kingdom Hearts 3. Anzi no, fermi, c'è altro da fare. Oi oi. Davvero, questo video mi sa verrà lunghissimo. E io dicevo, sarà corto. Povero me del passato. E sali sopra. Allora, tu. Vediamo se hai altro. Allora, 2000 manni. Devo ottenere 2000 manni per il prossimo episodio. Cioè, prima nel prossimo episodio devo ottenere più di 2000 manni. Quindi, wow. Ok, quindi nel prossimo episodio di Kingdom Hearts Final Mix andremo in un nuovo mondo. Quindi vi invito a iscrivervi, a lasciare un mi piace, non mi piace. E al prossimo episodio. Ciao. Ora che ci penso, forse non avrei dovuto comprare le loro armi. Vabbè. Ciao.